La liturgia che ci sta accompagnando nella rivisitazione della storia di Israele oggi ci porta al momento del suo massimo splendore. Si tratta del regno di Salomone, figlio di Davide e Bezzabea, al quale Dio concede, su sua richiesta, una sapienza che non ha uguali. Nessuno prima di lui gli è stato pari e nessuno lo sarà dopo di lui. Lo splendore del regno, in questo punto massimo, si manifesta nel Tempio, appunto costruito e inaugurato da Salomone, monumento che è simbolo della nazione e insieme dimora di Dio presso il suo popolo, ma per noi diventa anche segno anticipatore della incarnazione di Cristo. E credo che la liturgia oggi ci proponga tre linee di approfondimento della fede per aiutarci a realizzare la vocazione battesimale che Dio ci ha consegnato. Una prima linea. Il Dio di Israele è dentro la storia dell'uomo. Non vive tra le nubi osservando da lontano le azioni umane, ma si coinvolge completamente nella storia. Riconoscere questo permette di poter orientare le scelte che facciamo in un percorso verso la beatitudine che è sempre in costruzione durante il nostro tempo, ma che sarà perfetta al compimento del nostro tempo. La presenza fisica di Dio nel Tempio era concretizzata dalle tavole della legge, quelle ricevute da Mosè sull'Oreb, e poste nell'arca, rendendola in un certo senso il contenitore di Yahweh, quasi a poterlo trattenere sempre con sé. Un pensiero ardito, che tuttavia Dio sembra gradire, confermandolo con la nube che prende possesso del Tempio. Ma il fatto che gli stessi sacerdoti non possono più stare lì ci insegna che la sua presenza è solo opera sua e non può essere ottenuta con le azioni propiziatorie degli uomini, anche se si tratta di sacerdoti consacrati. Una seconda linea. La presenza di Dio nella storia di Israele prima e del popolo della Chiesa oggi non è semplicemente accostata a tante altre presenze. Quindi riconoscere questa presenza non è un fatto culturale, ma è totalizzante per la vita. Per la vita dell'uomo in generale e in particolare naturalmente per il battezzato. Bisogna capire bene cosa vuol dire questo per non scivolare in un integralismo che sotto l'apparenza di una difesa della fede può degenerare in una ideologia che non fa altro che confrontarsi con tante altre ideologie del momento. Ci aiuta in questo l'episodio narrato da Matteo nel brano di oggi. La presenza di Dio, accolta con cuore puro, l'acclamazione dei fanciulli, mette nella condizione di riconoscere dove si annida il male per stanarlo anche nelle sue forme mimetiche, mimetizzate, che non appaiono tali. Proprio in quell'episodio noi vediamo che le attività che si svolgono nel Tempio e che Gesù con insolita violenza scaccia in malo modo erano legali secondo la legge, erano tutte prescrizioni della legge. Quello che conta invece era l'intenzione di chi le gestiva a trasformarle in furbi, tanto che Gesù esclama: ne avete fatto una spelonca di ladri. I nostri esami di coscienza allora dovrebbero riguardare di più il nostro cuore e le sue intenzioni, piuttosto che alcune casistiche, alcune rubriche che ci hanno sempre insegnato ad usare, non sono sbagliate, ma queste sono solo degli strumenti per dirigere quello che è il nostro autodiscernimento. Terzo percorso lo troviamo indicato dall'Epistola di Paolo ai Corinzi. Credente e non credente, puro e impuro, sacro e profano, non sono categorie che separano gli uni dagli altri, non sono delle separazioni tra le persone, tra gli uomini, sono piuttosto le categorie per il discernimento del nostro cuore. Ciascuno di noi è sempre un misto di tutte queste categorie e il percorso spirituale del cristiano è comprendere sempre meglio quali scelte ci tengono sulla via della santità
e quali invece ce ne allontanano, seguendo le suggestioni che vengono, come spesso si dice, dal mondo. Inteso questo come quella realtà interiore e anche esteriore che fa leva soprattutto su quell'innato egoismo che è parte della nostra persona e che è sempre in azione. Non bisogna mai dimenticarlo questo. Per questo motivo credo che il modo migliore per concludere questa indicazione, questa riflessione, sia quello di ripeterci l'orazione che è posta in questa liturgia alla fine della liturgia della parola e che dice: sostieni, o Dio, il popolo dei credenti con le molteplici azioni della tua grazia e preservaci da ogni inciampo del male. Non lasciarci mancare mai gli aiuti necessari alla quotidiana esistenza e guidaci alla gioia della dimora eterna, quella a cui noi tutti tendiamo e che quella che sarà l'esito del nostro battesimo, della nostra vocazione battesimale.